Ce l'ha la fidanzata? Non lo direbbe mai. Era il 100% una modella, ora questo 100% con l'età è diminuito un pochino. Allora iniziamo. Figlio. Il figlio di Martina Colombari sono io, sono Achille, studio e nel frattempo faccio anche la moda. Ho iniziato a fare un percorso da modello, speriamo vada bene. Cosa fa Achille Coscacurta? Achille Coscacurta fa dannare, fa urlare, per quanto mi riguarda come mamma, però fa ridere, è fantasioso, è creativo, è la parte mia più pittoresca. Come ha conosciuto Coscacurta? Allora, io ricordo che mio papà mi ha detto questa cosa. Si sono conosciuti in questo ristorante dove mia mamma era con sua mamma e sua zia. Il mio papà invece era al tavolo con un paio di suoi amici calciatori, tipo 7-8 modelle spagnole. Uguale. Achille Coscacurta ha problemi. Achille Coscacurta ha i problemi di tutti i diciottenni, quindi problemi a svegliarsi al mattino, problemi che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti svegli e dici sarà tornato o non sarà tornato a dormire a casa della fidanzata, dell'amico, dove sarà? Adesso cosa fa? Se possiamo dire che prima era al 100% una modella, ora questo 100% con l'età è diminuito un pochino. Adesso possiamo dire che è più attrice. Dai. Achille Coscacurta a scuola. Abbiamo un'altra domanda? Sempre avuto un po' di problemi a rispettare le regole, a studiare, ha cambiato un po' di scuole, però devo dire che adesso questo percorso economico-finanziario che sta facendo lo incuriosisce molto, lui vorrebbe aprire una sua attività, vorrebbe fare l'imprenditore, ha tante idee, mattoncino dopo mattoncino e costruirà quella che sarà la sua strada. Lei ha un problema con i dolci, cioè tipo il gelato, vuole farsi un regalo, non cena e prende tipo una vasca di gelato. Ma una Anche vasca da quello. bagno, Sì, eh? sì. Achille Coscacurta fidanzata. Ah, non tocchiamo questo tema. Qualche anno fa, quindi era più piccolo, mi disse: ma perché mi fai tutte queste domande che hai bisogno di sapere della mia vita privata, se ho fidanzate, se mi piace qualcuno, ma non ce l'hai una vita? In effetti io mi rendo conto di essere un po' troppo curiosa a volte, mi rendo conto che però lui lo veda come un'invasione. Ce l'hai la fidanzata? No. Non me lo direbbe mai. No, sì, glielo direi, però non, ora no. Quanto guadagna? A differenza delle persone, tra virgolette, normali, lei non ha uno stipendio fisso, quindi dipende dai lavori che fa, quindi è molto difficile dare un quantitativo, però posso dire che ovviamente non sta male. Achille Coscacurta. Ah, guilty Guilty pleasure. Che riempie il piatto di pasta asciutta, con uno strato così di parmigiano. Mangia il primo strato di maccheroni, di spaghetti. Poi un'altra intera formaggera e crea un altro strato di tre dita di parmigiano. Quindi lui mangia dei blocchi di pasta. Una roba che. L'ultima. Che compagna di viaggio è? Che compagno di viaggio è? Visto che Pechino è una gara, tu hai sempre molta tensione. Quando lei ha questo tipo di tensione, si agita per anche per cavolate. E invece una cosa molto buona che mi aiutava tantissimo anche a me era la sua organizzazione, perché io non ne ho, lei ne ha troppa. È stata una sorpresa per me Achille, perché la sua frase tipica è non ce la faccio. E non credevo si adattasse così al disagio di Pechino, a non mangiare, a non dormire, alla sporcizia, al non avere i comfort, a non avere casa sua, a non avere il telefono. Si è dimostrato tenace. Per me il non ce la faccio non esiste, non è contemplato. Cioè, uno ci deve provare. Poi non arrivi alla meta, ma non è che si vince o si perde, si vince o si impara. Da Pechino abbiamo imparato tanto e lui, secondo me, ha capito e ha imparato che se c'è qualcosa che gli interessa, lui riesce ad ottenerla. Ha avuto un po' di difficoltà a gestire la frustrazione in tanti momenti, ma anche questo ti aiuta a crescere. Ed è stata l'esperienza di coppia mamma-figlio più bella che abbiamo fatto da quando lui è nato, quindi in 18 anni che stiamo insieme. Che senso? Sì. Siamo insieme. Diamo un saluto? Vai.